Ultimi dibattiti sul referendum costituzionale. Oggi pomeriggio a Chiavenna l'incontro promosso dall'associazione iLab di Antonio Muraca, che ha visto fronteggiarsi il costituzionalista Valerio Onida e il rappresentante del Comitato per il Sì, Valtellinea Valchiavenna, Federico Gusmeroli. Al centro del confronto la struttura del Parlamento e la riforma del titolo V, con un occhio di riguardo sui possibili scenari a livello locale. Sono due i motivi che mi hanno portato a sostenere il sì, ha esordito Gusmeroli. Da un lato, un cambiamento che tutti auspicano da tempo, ovvero il superamento del bicameralismo perfetto. Dall'altro, il fatto che finalmente si parlerà di un Senato che rappresenti i territori. Se mi chiedete se sono qua perché credo che sia la riforma perfetta, ve lo dico fin da subito, non credo affatto sia la riforma perfetta. Se mi chiedete che, se questo è il punto d'arrivo, vi dico chiaramente non è il punto d'arrivo. Però io credo che questo sia il passo in avanti che ci serve, un passo deciso in avanti che ci serve. Se poi ci sarà da limare, da sistemare qualcosa, così come lo si è fatto anche in tempi molto meno recenti, diciamo, perché basti pensare che il Senato all'inizio durava 6 anni, poi è stato spostato a 5, è stato cambiato, è stato detto che sarebbe durato 5, quindi diciamo, si può limare ancora il testo, si possono sistemare delle piccole cose. Io credo che però sia venuto il tempo di fare inizialmente il grande passo e poi pensare dove intervenire dopo averle sperimentate. Di parere contrario il costituzionalista Onida, che invece ha sottolineato che sì, la volontà del superamento del bicameralismo perfetto è certamente una buona idea di partenza, ma che però si è conclusa male, perché l'idea che ha portato a questa soluzione è l'accelerazione del procedimento legislativo, che invece in Italia è già troppo sbrigativo. Negativo anche il parere sul Senato delle Regioni, perché in realtà i consiglieri regionali non porteranno mai la voce del territorio, bensì quella dei loro partiti. Perplessità anche su quale presupposto vengano scelti i 21 sindaci che saranno nominati senatori. Troppi punti passeggiati, secondo Onida, che lasciano molte persone indecise. Sarà, come purtroppo credo che sarà per molti, una scelta fiduciaria. Cioè, io mi fido di questo Presidente del Consiglio, di questi esponenti politici e do fiducia. E quindi voto, se quello mi dice sì, io voto sì, se quello mi dice no, io voto no. Cosa che purtroppo impoverisce anche il referendum, perché il referendum dovrebbe essere una domanda dovrebbe essere una consultazione su una domanda precisa. Tu, elettore, sei chiamato a decidere. Non è che sei chiamato a dire di chi ti fidi o chi vuoi mandare in Parlamento, sei chiamato a decidere qualcosa. Ma se questo qualcosa non è chiaro o è multiplo, non mi lasciate distinguere fra le diverse idee, io mi trovo in difficoltà, io elettore mi trovo in difficoltà.